prosegue il nostro percorso di analisi di Suburbi con il film che vede George Clooney alla regia sullo script dei fratelli Ethan e Joel Coen. Nel precedente video avevamo evidenziato come al di sotto dell'epidermide e del gusto di Clooney sia possibile individuare un certo numero di elementi che direttamente afferiscono alla poetica e all'universo immaginifico dei due fratelli, e avevamo individuato questi elementi in una serie di dati strutturali che determinano la forma generale di Suburbicon: le situazioni narrative, l'ambientazione all'interno di un nucleo familiare entro cui si sviluppa un disegno criminoso, un elemento che abbiamo ritrovato in altre opere dei fratelli, The Man Who Wasn't There, L'Uomo Che Non C'era, Fargo, che riprende esattamente la situazione e i moduli narrativi di Suburbicon. Avevamo inoltre visto come tipicamente coeniano sia l'umorismo fortemente grottesco, improntato a una parodizzazione della violenza, e solamente di sfuggita avevamo accennato al fatto che tipicamente coeniani siano anche i personaggi di Margaret e Garner Lodge. E questo è il tema che approfondiremo in questo episodio. Dobbiamo riconoscere infatti che nella vasta filmografia dei due fratelli e nella sconfinata galleria di personaggi che hanno partorito, è possibile riconoscere, certo non sempre, non con riferimento a tutti i loro personaggi, ma è possibile riconoscere una genia, una schiatta di personaggi che io definirei bipolari, perché fondati sulla presenza di un forte contrasto tra alcuni dei livelli che li costituiscono, che ne determina una personalità bipartita, di tipo schizofrenico quasi, potremmo dire. Si tratta di contrasti che possono riguardare diversi aspetti del personaggio, il loro modo di apparire, che gioca di contrasto per esempio con le azioni che compiono, oppure la loro realtà interiore, la loro psicologia, che contrasta o con le azioni che compiono o con il modo che hanno di manifestarsi nei confronti di altri personaggi. Esempio lampante ed è il più recente di questa tipologia di personaggi è certamente l'inarrestabile Buster Scruggs, in cui il contrasto si struttura tra quello che è il livello della sua manifestazione esteriore, il suo modo di gestire, di parlare, di presentarsi, e il contenuto violento e sanguinario delle azioni che compie. Old Anne and I, with throats burned dry and souls that cry. Buster Scruggs, infatti, è un personaggio la cui esteriorità è caratterizzata da registri estremamente brillanti, confinanti col comico, che in un certo senso talmente comico e paradossale da confinare con il cartunesco, con quei moduli verbali e mimici che appartengono al cartone animato. Quindi è proprio a partire dal contrasto tra questa sua esteriorità minuta, nervosa e ridicola e la qualità violenta delle sue azioni che evinciamo la sostanza, la struttura di questo personaggio, che percepiamo come totalmente schizzoide, bipolare appunto, come dicevo in incipit. E proprio dall'interazione con la tessitura comica che la sua violenza, le azioni criminose che compie, vengono completamente depotenziate in quello che potrebbe essere il loro contenuto aggressivo, realmente violento. Quella che pratica Buster Scruggs ci arriva sempre come una violenza parodica, ridicola, da cartone animato appunto. Non sono violenze differenti da quelle di un Bugs Bunny o di un Daffy Duck.
In questo senso, quindi, dicevo, un personaggio fondato su una struttura di contrasto, contrasto che interviene appunto tra la sua esteriorità e la qualità delle azioni che compie, che sono quelle di un serial killer sostanzialmente. Un tipo di contrasto che, seppur in forma diversa, ritroveremo anche nei nostri personaggi di Suburbi con Gardner Lodge e Margaret. Che poi questo tipo di personaggi sia una costante ricorrente nel cinema dei Coen lo sta a dimostrare un personaggio ipericonico come Anton Sigurd, il terribile assassino di No Country for Old Men, Non è un paese per vecchi, interpretato da Xavier Bardem. Un personaggio questo che percepiamo sì come realmente schizzoide, folle, bipolare, anche perché è purato di quell'elemento comico che alleggeriva così tanto Buster Scruggs. Il contrasto è evidente da subito, sin dal suo primo manifestarsi, proprio perché il suo aspetto non è certo quello canonico del maniaco assassino, con questa capigliatura ridicola, un taglio di capelli che sembra fuoriuscito da uno sketch dei Brutus, un personaggio da cabaret, che peraltro fa veramente un effetto straniante sulla faccia larga di Xavier Bardem. Un aspetto che lavora come controcanto a quelle azioni criminose, violente, assassine che invece lo caratterizzano sul piano dell'agire. E ancora più evidente forse è il forte contrasto tra i suoi modi di fare, il suo manifestarsi sociale e la qualità violenta delle azioni che commette. Anton Sigurd è gentilissimo, educatissimo, uno che prima di ammazzarti ti chiede per favore e ti dà pure del lei. What is that? I need you to step out of the car, sir. What is that for? Would you hold still, please, sir? Un ulteriore grado di contrasto proprio con quella ferocia, con quelle passioni violente che dovrebbero esprimersi durante il compimento di azioni così barbare. In più, come se tutto ciò non fosse sufficiente a creare la figura di un personaggio completamente psicopatico, bipolare, si aggiunga il fatto che nella interpretazione di Bardem vengono espunte tutte quelle possibili cadenze emozionali, quelle manifestazioni di emotività che normalmente si esprimono nel parlato, negli atteggiamenti. 69, sì. And the gas. Y'all getting any rain up your way? What way would that be? I seen you was from Dallas. What business is it of yours? Where I'm from? È un ulteriore grado di contrasto proprio con quella ferocia, con quelle passioni violente che dovrebbero esprimersi durante il compimento di azioni così barbare, contribuendo appunto a creare il quadro di un personaggio continuamente giocato su una serie di contrasti, oppure in forme seppure differenti, perché non così direttamente implicate con la violenza. È un personaggio completamente bipolare, anche il super iconico Grande Lebowski. Qui il contrasto è di tipo leggermente differente e si gioca tutto sull'interiorità di questo personaggio, che confligge con quella che ne è l'immagine e la percezione sociale, la ricezione che la società circostante ne ha. Lebowski infatti è un eroe nel suo interiore, è un uomo che riesce, tanto forte è la sua personalità, a vivere secondo la propria etica, la propria morale, che non tiene in alcuna considerazione quelle regole, quelle imposizioni, quei paletti rigidi che invece ci dà il sistema sociale. Un eroe libero, un eroe misconosciuto del nostro contemporaneo. E questo gioca di fortissimo contrasto invece appunto con
quella immagine che la società ha di Lebowski, di soggetto completamente disfunzionale, di individuo borderliner incapace di assimilare e di praticare quegli schemi comportamentali ed etici attraverso cui la collettività valuta il valore dei singoli, degli individui. E dunque anche questo per noi, personaggio bipolare, scisso, sospeso tra due condizioni, tra questa sua interiorità granitica, pura, incontaminata, e la morsa stringente del giudizio sociale. Non possiamo percepirlo interamente come un semplice borderliner, come un qualsiasi perdente, proprio per questa sua dimensione eroica, intonsa, priva di impurità, che caratterizza il suo interiore. E d'altro canto però non possiamo neanche vederlo come un eroe a tutto tondo, proprio per queste sue qualità disfunzionali, per questo suo non essere mai integrato nel luogo e nelle regole che gli stanno attorno, per cui per esempio può permettersi di andare a fare la spesa al supermercato in accappatoio, mutande e ciabatte, proprio perché per lui quelle regole di convenienza, di buona creanza che la società impone non valgono. E d'altronde proprio un gesto come questo ci permette di percepirlo come soggetto deviante in qualche modo. Ecco, è in questa categoria di personaggi che intendo collocare Gardner Lodge e la spietata gemella Margaret di Suburbicon, per il fatto che mi sembrano questi personaggi comunque scissi tra una immagine esteriore interamente dedita alla manifestazione, anzi di più all'ostentazione di tutto un sistema di valori positivi, buonisti, che sono quelli che danno l'accesso all'accettazione sociale. Ti va di pregare per tua madre? Ok. Rosa, la fonte di ispirazione è con Gesù. Grazie, signora. Pregate per Rosa. E invece un interiore nero come la pece. Stomaco vuoto, non si può andare a dormire. L'ho messo nella sua auto. Malato del più bieco egoismo e assetato di interesse economico. Quando i soldi dell'assicurazione arriveranno, tutto si metterà a posto. Mm-hmm. Potremmo andare ad Aruba. Aruba? E dov'è? Tradizione reciproca. Non ci sono mai stata in un protettorato. Potremmo prendere una barca da un'altra isola. Ci sono stato con Rose molte volte. Ah, che bello. Tesoro, potresti rilassarti e dipingere, esprimere te stesso. E a partire da questa dualità implicita nei personaggi di Gardner e Margaret, intesa come opposizione tra un interiore spaventoso, abominevole, e una continua professione di facciata, di moralità e di valori positivi, che possiamo ritenerli personaggi simili per fattura e ideazione a Buster Scruggs o Anton Sigur di Non è un paese per vecchi. Un contrasto meno forte sicuramente, meno intenso, ma dobbiamo considerare che tra il dire e il fare, cioè in questo caso tra lo scrivere e il filmare, ci sta di mezzo Clooney. Clooney con il suo gusto, con il suo senso della misura, che lo porta a smorzare quei contrasti estremi, quelle psicologie di limite che invece incendiano la filmografia dei fratelli Coen, i quali non si ritraggono di fronte alla tessitura di personaggi anche disturbanti, dunque se vogliamo più pericolosi nell'ottica di una fruizione orientata ad un pubblico più familiare e domenicale, se vogliamo, più avvezzo alle pratiche e alla stilistica del blockbuster, cui
Presumibilmente Clooney intende rivolgersi. Quello dei Coen è un pubblico parzialmente differente, più cinefilo, di gusti sicuramente più forti e sanguinari in un certo qual modo. E d'altronde sembrerebbe differente l'intenzione drammaturgica di fondo. Quando i Coen, ed è bene sottolineare che non sempre lo fanno, ma quando i Coen cercano la creazione di personaggi così fortemente contraddittori, solitamente cercano di dare vita a personaggi in un certo senso irreali, avulsi rispetto al contesto storico di appartenenza. Se pensate a Buster Scruggs, certo è vestito come un cowboy, vive in un presumibile far west, in realtà è un far west tutto cinematografico e non storicamente realistico, ma del cowboy, del reale cowboy ottocentesco americano, in realtà ha ben poco, voglio dire, della credibilità storica che questo tipo di ricostruzione potrebbe avere. Clooney invece in Suburbicon cerca la creazione di due personaggi che, per quanto in maniera iperbolica e grottesca, siano credibili rispetto a quell'epoca, quegli anni 50 americani che lui sta mettendo in scena. Non vuole creare due mostri assoluti, cerca un effetto meno prepotente e dunque non insiste troppo sugli aspetti più sanguinari di psicoticità e violenza più marcati, su cui invece insistono i fratelli Coen in film come La ballata di Buster Scruggs o Non è un paese per vecchi, ma non ad esempio invece in Fargo, che è il parente più stretto di Suburbicon e del quale in un certo senso ripete anche la misura di gusto. Resta comunque questa matrice contrastiva di marca coeniana alla base dei due personaggi di Suburbicon, se non che Clooney appunto la dimidia, la riduce a livello di una non coincidenza di questi personaggi con il proprio ruolo di assassini cinematografici, una sorta di continua inadeguatezza, impreparazione rispetto a questo ruolo che ci impedisce poi di percepirli come due assassini effettivamente minacciosi, effettivamente pericolosi. I grandi cattivi, i grandi assassini cinematografici, tendenzialmente coincidono perfettamente con questo proprio ruolo dell'assassino, hanno la psicologia, il modo di pensare, oltre che ovviamente di agire. Pensate a Mickey e Mallory di Natural Born Killers, pensate ad Hannibal the Cannibal e Jane Gumb del Silenzio degli Innocenti o all'incredibile Jack Torrance di The Shining. Tutti questi sono personaggi che pensano da assassini e da assassini agiscono senza remore, senza pentimenti, senza incertezze, proprio perché coincidono perfettamente sia dal punto di vista psicologico che operativo con questo ruolo dell'assassino. Completamente diverso invece è il discorso per i nostri Garner, Lodge e Margaret, che stanno sempre, come dire, un passo indietro rispetto a questo loro ruolo criminale. Non uccidono propriamente per una volontà assassina, come quando decidono di fare fuori il figlio Nicky. Questo non era un fatto previsto, ma per una serie di circostanze si vedono quasi costretti ad accettare un abominio del genere e nella loro immoralità poi si prestano a dare vita a un piano tanto orribile. Campione, porti tuo figlio alla centrale di polizia! Sei un malato di mente! Occupati del ragazzino. Non mi interessa che cosa fai o come lo fai. Ma o lo fai tu o lo facciamo noi. Però di fatto gli manca quella volontà predatrice e assassina che ad esempio ritroviamo perfettamente in Anton Seagurd, l'assassino interpretato da Bardem in Non è un paese per vecchi. Garner e Margaret non sono mai certi nel loro operare, li vediamo sempre impacciati, insicuri, incapaci. Ma che gli hai messo nel caffè? Sono caustica! Sono un po' di sale caustica!
rispetto agli omicidi che compiono, quella che manifestano più che convinzione, più che partecipazione, infiammazione animalesca e brutale, quello che esprimono, dicevo, sembra essere più una sorta di imbarazzo, quasi di pentimento, di quel pentimento che appartiene al borghese che sa di non dover commettere azioni disdicevoli e deplorevoli. Ma è, d'altro canto, proprio questa loro continua inadeguatezza, questa non capacità di coincidenza perfetta col proprio ruolo di assassini, che apre lo spazio al comico, alla lettura ridicola. Non riusciamo mai a percepirli come due minacciosi assassini, non ne sentiamo mai la reale pericolosità, proprio perché ci risultano semmai goffi, inadeguati e per questo anche parzialmente simpatici, divertenti. Quindi due assassini completamente depotenziati nel loro potenziale di reale aggressività, di rappresentazione di una reale minaccia. Riassumendo, quindi, questi due personaggi, Garner e Margaret, saranno perfettamente rispondenti alla tipologia duale di certi personaggi dei fratelli Coen, in quanto scissi tra luce ed ombra, tra questa esteriorità manifesta, tutta improntata all'ostentazione dei valori positivi e della integrazione sociale, e questa indole assassina che invece rimane occulta. D'altro canto, nelle modalità di manifestazione di questa dualità implicita manifestano chiaramente il segno, il gusto del regista Clooney, il quale sceglie di non manifestare questo scarto interiore nelle forme estreme della manifestazione più violenta e sanguinaria contrapposta a questa normalità, ma riduce il contrasto alla misura di una incapacità di adesione di questi personaggi al loro ruolo di assassini, che genera poi la possibilità di una loro ricezione comica. Nella buona riuscita di questo meccanismo, della costruzione di queste figure di assassini del tutto improbabili, hanno un ruolo primario le due ottime performance attoriche di Devon e della Moore, attori esperti che sanno come calibrare perfettamente il repertorio delle proprie scelte espressive in ambito vocale, mimico-facciale e comportamentale, che mantengono sempre a una, diciamo così, distanza di sicurezza da quella che è la retorica più ovvia e paradigmatica dell'espressione dell'assassino cinematografico. I ghigni satanici, gli sguardi folli e minacciosi, le terribili maschere che nella tradizione filmica ci hanno insegnato a cogliere i segnali della pericolosità di questi criminali cinematografici. Se proviamo ad esempio ad osservare in alcuni fermi immagine una gamma di espressioni facciali di Devon, come potete vedere, quelle che ritroviamo sono più che altro le espressioni di un uomo impacciato, imbarazzato, spaventato, che nulla hanno di quelle caratteristiche che ad esempio caratterizzano i personaggi, che ad esempio caratterizzano assassini fortemente iconici come il già citato Hannibal Lecter, Jack Torrance di The Shining, o ovviamente lo richiamiamo spesso proprio perché è un personaggio dei Coen, la
Anton Sigor di Non è un paese per vecchi. Perfino all'apice della violenza che esprime Garner, nella scena in cui uccide con l'attizzatoio l'investigatore assicurativo, una scena che abbiamo già preso in esame in un filmato precedente per dimostrare come la violenza da lui espressa venga sempre riportata poi su un piano di comicità grottesca, anche nella scena in cui compie un gesto tanto terribile, come potete vedere, quelle che ritroviamo sono le espressioni di un uomo fuori luogo, di un uomo imbarazzato che non sa bene cosa fare, e non certo quelle del compiaciuto assassino che ha appena compiuto un gesto violento. Da tutto ciò, appunto, scaturisce a livello generale la caratterizzazione di un personaggio che, come dicevamo prima, è sempre inadeguato al ruolo criminale, al ruolo di assassino cinematografico che ricopre. A questo aggiungiamo che a minare ulteriormente la credibilità predatoria di Garner interviene il fatto che, diversamente dal prototipo dell'assassino cinematografico, che è sempre il soggetto attivo che agendo impone agli altri la propria violenza, che quindi è il dominatore di questa violenza, Garner invece ha un ruolo totalmente passivo. Molto piacere. Ma siete pazzi? Vi presentate qui nel mezzo di un... Oh, oh, oh. Pensi di poterci fottere? È questo che pensi? Tu pensi che ci fotti e noi te lo lasciamo fare? Avevamo un accordo, fatevene una ragione. Fatti una ragione di questo. Campione, porti tuo figlio alla centrale di polizia. Sei un malato di mente. Come possiamo vedere, Garner subisce la violenza degli altri. Addirittura prende decisioni criminali, assassine, come quella di eliminare il figlio. Anche questa è una sequenza che abbiamo già visto. Non spinto dalla propria dominante volontà assassina, ma per il timore di subire la violenza altrui. Occupati del ragazzino. Non mi interessa che cosa fai o come lo fai. Ma o lo fai tu o lo facciamo noi. Questo quindi ci impedisce di attribuirgli quel ruolo di vertice nella piramide di predazione della violenza filmografica che normalmente invece compete proprio alle figure di assassini cinematografici credibili, minacciosi, che in qualche modo incutono nello spettatore il timore di una violenza. In ultimo, merita la nostra attenzione anche la performance di Julianne Moore, la duplice performance di Julianne Moore, vera creatura hitchcockiana, donna che visse due volte di questo film, in cui, proprio come avveniva nel film, nel bel film con la Novak, si opera una sostituzione, una surrogazione delle funzioni e del ruolo di una sorella in quello dell'altra, che proprio come nel film di Hitchcock passa anche, o meglio, diventa palese quando si realizza la duplicazione fisica dell'aspetto esteriore. Un ruolo duplice, quello di due personaggi che in pratica diventano uno poiché uno si sostituisce all'altro, rispetto ai quali l'amore è molto abile nella restituzione delle due differenti caratterizzazioni. Quella di Rose, la sorella colpita dalla vita, sofferente, che è parte drammatica e che lei affronta senza trucco, proprio per evidenziare tutte quelle grinzosità, quei cedimenti del viso che indubbiamente aiutano l'emersione di questa condizione sofferenziale e che coerentemente a livello vocale si esprime con sensibilità di tipo drammatico. Guidava mio marito. Ma nessuno è morto. Già, tutto si è risolto per il meglio. Ma altrettanto riuscita sembra la caratterizzazione di Margaret, la sorella piena di vita, spigliata, vincente, che invece è parte brillante, che richiede quindi quell'ironia, quella leggerezza di registro che è propria dell'attore brillante. Thank you.
fagioletto. Nel dare vita a questa parte, esattamente come avveniva con quella di Garner, la Moore è sempre attenta a tenere a distanza il canone stereotipo della maliarda e assassina cinematografica. Di quel tipo di assassine cinematografiche Margaret non ha la sicumera, la saldezza psicologica, un fatto che la Moore riesce a far emergere bene modificando quella emissione vocale che nella caratterizzazione di Rose, la sorella inferma, aveva reso più bassa nei toni, vagamente irrochita, e dotandola spesso di cadenze amareggiate, come quando con un senso di ironia altamente tragico sottolinea come nell'incidente che le ha rovinato la vita in fondo tutto fosse andato per il meglio. Ma nessuno è morto. Già. Tutto si è risolto per il meglio. In Margaret questa emissione vocale invece si fa più esile nel timbro e spesso la Moore sottolinea lo stato di incertezza psicologica del personaggio, la sua incapacità di aderire ed identificarsi con il ruolo dell'assassina, introducendo frequenti tremolii, quindi un andamento vocale che in qualche modo manifesta lo stato di incertezza psicologica. Il tremare della sua sicurezza che si traduce a livello vocale. Ecco lei. Oh, non ho la benché minima idea su come potrei aiutarla. Oh, visto che non ho alcuna informazione. Come dice, mi perdoni? Sa, non sono affari miei, ma... Gartler, mi dispiace tanto. Ti amo da morire, non ti arrabbiare con me. Inoltre poi vediamo che spesso il personaggio si abbandona a piantarelli che ne sottolineano l'infantilismo e l'inadeguatezza psicologica rispetto alle situazioni che sta vivendo. Quindi tutta una serie di espedienti che ci permettono nuovamente di non far corrispondere il personaggio di Margaret al canone di un'assassina. Siccome poi la parte di Margaret si caratterizza per la dialettica continua tra questi aspetti di debolezza e inadeguatezza psicologica e l'emersione di quella componente malvagia, avida e assassina della sua personalità, che invece si deve lasciare nascosta e che può emergere solamente in filigrana, la Moore è abile in queste parti, in quelle in cui emerge invece appunto la personalità malvagia, ad abbandonare questo tipo di atteggiamenti e rimpiazzarli con una espressività che esprime anche con una certa durezza queste sue caratteristiche negative nascoste. Signorino, stammi a sentire, tu sei un bambino. E al momento sei un bambino molto stupido. E il giorno in cui conterai qualcosa qui sarà quando andrai a lavorare e porterai soldi per cene che io potrò rifiutare. Bene. So che non sentirò più una parola. Ecco, con queste ulteriori considerazioni possiamo considerare esaurita la nostra ricognizione sul mondo dei personaggi di Suburbicon, che, come dicevamo in Incipit, sono personaggi la cui radicazione profonda è nella poetica dei Coen, nel loro essere personaggi ambivalenti e scissi tra un'identità manifesta e una occulta, ma che si innervano per senso della misura, quella misura che ne riduce la contrastività ad una non perfetta adesione al loro ruolo di assassini, che dunque li sposta sempre sul piano di una lettura comica, che è propria del senso di misura e del gusto del regista George Clooney. A questo punto, argomento del prossimo video, si tratterà di indagare quelli che sono gli apporti originali e appunto la misura che questa mano moderatrice di Clooney impone ai materiali dei Coen.